È finita come peggio non si poteva, gara 1 delle finali scudetto tra Pescara e Luparense. Scene da far west con due risse, la principale è quella che si è scatenata a fine partita. A dare il là alla zuffa, il pugno rifilato dal giocatore della Luparense Tobe al pescarese Caputo, il tutto nel cosiddetto terzo tempo, cioè il momento in cui le due squadre dovrebbero un attimo staccare la spina, salutarsi sportivamente prima di rientrare negli spogliatoi. Il gesto ha fatto perdere la testa a tanti, dopo una gara tiratissima e risolta ai calci di rigore, coi pescaresi già costretti a ingoiare il boccone amaro della sconfitta, quando a un certo punto la vittoria sembrava essere a portata di mano. Prima del pugno Galeotto, i giocatori della squadra veneta avevano potuto festeggiare ampiamente con i propri tifosi questa importante vittoria, cosa peraltro sacrosanta. Tutto censurabile da quel pugno in poi, una rissa che è stata faticosamente sedata solo dopo l'intervento della polizia. Non ci sono scusanti, ma non si può neanche sottacere che ad alimentare il tutto è stata anche una direzione arbitrale non all'altezza della situazione, con il primo dei due rigori dati da Luparense concesso per un fallo fuori area e soprattutto col gol non dato al Pescara sul 2-2 per una mancata applicazione della regola del vantaggio, fatto quest'ultimo che aveva alimentato la prima rissa nel corso del secondo tempo.